Ben ritrovati in compagnia di Valentino Saccani, il nostro consueto spazio di cinema, e questa puntata è dedicata al film che al momento è sul podio del box office italiano, ovvero Perfect Days di Wim Wenders, l'ultimo lavoro acclamato, no, da critica e pubblico del grande regista di Düsseldorf. Bisogna dire che la situazione al box office italiano è mutata rapidamente nelle ultime settimane perché diciamo che il film della Cortellesi diciamo, ha fatto da padrone per un lungo periodo insomma, di tempo, da quando è uscito nei mesi scorsi. Poi con le nuove uscite del 2024 abbiamo visto subito salire in prima posizione Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. Un buon successo anche succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani, ma adesso, ecco, negli ultimi giorni, è salito appunto in cima al box office, non so per quanto rimarrà, Perfect Days di Wim Wenders. Una sorpresa, ecco, perché un film d'autore, pur essendo un autore comunque, noto al grosso pubblico, infatti, diciamo, il trailer promozionale del film sottolinea il fatto che il più grande regista vivente tedesco, io direi uno dei più importanti e grandi registi tedeschi viventi. Non dimentichiamo che sono ancora in vita Alexander Kluge, sono ancora in vita appunto Margarete von Trotta, Werner Herzog anche se più giovane, Christian Petzold. Comunque, ecco, diciamo che ovviamente Wim Wenders rimane nel gota dei grandi maestri ancora in vita del cinema tedesco contemporaneo. Allora, io direi per arrivare a parlare di Perfect Days, che secondo me è il suo miglior film di fiction degli ultimi anni, il miglior Wenders di fiction degli ultimi anni, quello che torna un po' a lavorare, no? Come ha sempre fatto lui, a riflettere sulle immagini, prima di raccontare una storia, ma di sedimentare lo sguardo dentro, depositarlo all'interno delle immagini, no? Della costruzione appunto filmica dell'immagine dello spazio, cosa che non accadeva in Wenders, nel Wenders insomma, di finzione da un po' di tempo. Infatti, per quanto mi concerne, il miglior Wenders degli ultimi anni è quello documentario, quello di Pina, quello il documentario in 3D su Pina Bausch. Quello di Il sale della vita su Salgado e via dicendo, anche se ecco, diciamo, uno dei suoi ultimi documentari mi ha lasciato un po' perplesso ecco, per la forma filmica utilizzata, cioè il film documentario biografico dedicato a Papa Bergoglio, che mi è sembrato più un compitino fatto su commissione, diciamo, dell'ordine ecclesiastico più che una libertà autoriale, no? A livello di espressione stilistica di Wenders stesso. Mi è sembrato un po' un film su commissione, un film ecumenico, un film forzatamente ecumenico che sinceramente non mi ha soddisfatto, per le capacità invece che ha sempre avuto Wenders anche di lavorare appunto sull'immagine documentaria. Comunque, detto questo, ecco, con Perfect Days, Wenders torna al Giappone, torna a raccontare, no, quello sguardo esteriore a quella società nipponica, uno sguardo appunto europeo che però tende a orientalizzarsi comunque. Tende a questa visione animista, ascetica, zen quasi della vita, delle cose, come e anche più che quello come è accaduto appunto in Tokyo Ga, straordinario capolavoro documentario realizzato nell'85 da Wenders durante una pausa delle riprese di Paris, Texas, uno dei suoi film più noti e premiati. Tokyo Ga, che alla lettera significa appunto Tokyo immagini, perché Ga in giapponese significa appunto immagini, ecco, era proprio un lavoro di costruzione, o meglio di ricostruzione dell'immagine attraverso uno sguardo altro, cioè lo sguardo europeo, in questo caso di un regista appunto tedesco come Wenders, di una realtà appunto come la città di Tokyo.
ma vi rinveniva in quel film attraverso gli oggetti, gli spazi, le strade, la metropoli, le sale da gioco, e via dicendo, i bagni pubblici, eccetera. L'anima del cinema di Yasujiro Ozu, infatti, era un film dedicato al grande maestro giapponese. Ecco, in Perfect Days torna quello sguardo ozuiano nella composizione delle immagini, della quella capacità di disvelare la realtà delle cose con una minuzia e una perfezione, diciamo quasi geometrica, nell'inquadrare gli oggetti negli spazi, all'interno degli spazi. È un film che, secondo me, appunto, questo Perfect Days diventa un film che cerca di raccontare al meglio, no? La capacità che ha l'occhio del regista di entrare dentro le cose, raccontarcele e raccontare l'anima, no? Di quelle cose. È un film più di poesia che di prosa, mi verrebbe da dire che è una sorta di haiku cinematografico, ecco, perché non è un piccolo film, nel senso di ridurlo a una film, diciamo, accessorio di una filmografia così vasta e importante come quella di Wenders, ma piccolo nel senso della costruzione minuta, no? Dell'attenzione ai piccoli dettagli, che ne fa un film straordinario, secondo me, un film magnifico. E molti, non a caso, hanno avvicinato questo film a un film di qualche anno fa di Jim Jarmusch, che è intitolato Patterson. Sono due film, appunto, più di poesia che di prosa. Due film che colgono appunto l'anima delle cose, della realtà fenomenica, di quello che ci circonda, l'attenzione ai piccoli dettagli. E come Patterson raccontava la storia sostanzialmente di un personaggio, Adam Driver, no? Che nella vita, per vivere, deve fare appunto il guidatore di autobus, ma poi ha una sua vita. Al di là del lavoro, che è quello di scrivere poesie, perché comunque la sua anima è quella di poeta, ecco, quello è quello che avviene un po' anche in questo film, perché il protagonista, che lavora appunto come dire, in un'impresa di pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, però ecco, quando è da solo nella sua vita privata, è una persona che ama la cultura. Legge tantissimo, ascolta musica, musica vintage, musica d'epoca, quindi si costruisce un suo mondo comunque interiore, no? Come faceva appunto anche Driver in Patterson, e quindi comunque che è quel mondo interiore che lo aiuta ad andare avanti giorno per giorno. Tra l'altro, ecco, il protagonista Koji Yakusho è straordinario, interprete comunque tra i più popolari, no? Del cinema giapponese contemporaneo, che ha regalato una prova immensa in questo film di Wenders, secondo me, perché tutta la prima parte introduttiva del film è quasi praticamente senza dialoghi, vediamo solamente la sua quotidianità nel suo farsi, nel suo darsi, no? Vediamo sempre con lo scorrere dei giorni le stesse mosse, gli stessi movimenti, le stesse azioni che compie quasi appunto meccanicamente il personaggio durante la sua giornata lavorativa. Ma la cosa bella di questo film è che poi, pur facendo un lavoro umile, questo protagonista, un lavoro comunque distante dal suo sentire personale, ecco, diciamo che lui riesce sempre a affrontare la vita con il sorriso sulle labbra, anche in momenti più difficili, più profondamente magari amari che deve attraversare una persona, riesce comunque a superarli grazie a questa forza d'animo che dentro di lui c'è. E questo ci viene poi raccontato benissimo nel finale, che secondo me è uno dei finali più sorprendenti, no, dell'ultimo periodo cinematografico, questa lunga inquadratura del volto del protagonista alla guida della macchina, con uno sguardo in macchina, ma che molte volte quasi vuole sottrarsi allo sguardo dell'obiettivo, all'occhio meccanico, no, che lo riprende. E questo sorriso eternamente beato, ma al cui interno c'è anche l'amarezza, no, del vivere. Questo sorriso che
sta quasi per gonfiarsi e scoppiare in un pianto. È un finale bellissimo che condensa, che sedimenta tutto, diciamo, tutta la morale, il contenuto del film di Wenders, che è un film, ripeto, straordinario. Straordinario nella sua minuzia di costruzione, nella sua capacità di essere grandioso, profondo, senza essere ampulloso, con pochissimi segni filmici, con pochissimi tocchi. Wenders riesce ad arrivare al cuore dello spettatore, alla mente, al cuore, appunto perché c'è questa mobilità di sguardo, no, che ha Wenders, che ha sempre avuto Wenders, sia nelle sue opere più riuscite che in quelle meno riuscite, che non è mai stato un autore arroccato nel suo fortilizio comunque di riferimento, cioè del proprio paese, della propria terra, cioè la Germania. Non è un regista tedesco nel senso che in cui è pesantemente presente l'ombra della Germania, della sua storia, eccetera. No, Wenders è un regista mobile. Pensiamo già al suo percorso americano, pensiamo a Hammett, Indagine a Chinatown dell'82, in cui già esplora un po' il linguaggio del cinema americano, o meglio la cultura americana, ma lo fa sempre con uno suo sguardo di distanza, una presa di posizione, una certa distanza, una giusta distanza di ripresa e di osservazione. Come anche Lisbon Story, che è un film girato appunto in Portogallo, ma che è a sua volta un omaggio all'Italia, un omaggio a Federico Fellini. Ecco come piace a Wenders muoversi, muovere questo sguardo cinematografico. Palermo Shooting, dedicato alla città di Palermo, quindi tornando all'Italia, e poi ancora l'America, e poi i bei giorni di Aranjuez, girato in Francia. Ecco come. Poi nuovamente, ecco, Perfect Days in Giappone, lo sguardo mobile di Wenders è uno sguardo appunto nomade, è uno sguardo zingaro, ma che mantiene in maniera solida comunque una sua identità, una propria identità, una propria riconoscenza e appartenenza, no? A un paese europeo, quindi la Germania, però capace appunto di, al tempo stesso, di osservare al di là del proprio limite geografico, diciamo, geopolitico. Altra cosa interessante, secondo me, in questo film, molto bella, è l'osservazione, cioè l'analisi dell'analogico, o meglio, il recupero dell'analogico, no? Queste sequenze in cui il protagonista in macchina ascolta musica, ma non ascolta musica, ok, come o dal telefono, comunque da gli strumenti di riproduzione che oggi abbiamo a disposizione, ma utilizzando supporto analogico, le famose audiocassette degli anni 80-90, le mette appunto, le inserisce nello stereo della macchina e ascolta musica in questa maniera. Ecco, c'è un attaccamento, non direi feticistico, ma romantico, no? A ciò che è passato, all'analogico. E interessante come invece un regista come Wenders, pochi anni fa, con il documentario che citavo poco fa, Pina, dedicato appunto alla coreografa Pina Bausch, è stato girato invece in 3D, quindi ecco un regista che è capace anche di passare dalla valorizzazione del digitale e poi invece tornare invece a esaltare la potenza romantica del supporto analogico come questo film, un film anche ricco di musica del passato. Di musica che si fa appunto memoria collettiva, no? Da Perfect Day, che dà un po' il titolo del film di Lou Reed, a Redondo Beach di Patti Smith e tanti altri brani che si ascoltano in questo film, con questo ascolto placido, cullante, no? Che anche questo aiuta a creare, no, questo rapporto intimo col film, con i personaggi, con le immagini, con i luoghi, con gli spazi. È un film anche che ha una dimensione profondamente letteraria, perché dicevo, il protagonista legge tanto, legge Faulkner, legge altri autori, legge diversi autori nel film. Tra l'altro, ecco, questa dimensione appunto letteraria, questa affezione per il testo scritto, no, per l'oggetto cartaceo, libro, riporta un po' a Truffaut, no? Cioè, Truffaut era di matrice profondamente letterario.
E anche qui Wenders, appunto, non nasconde questo suo amore per la cultura libraria. L'ambiente urbano di Tokyo, ripeto, come in Tokyo Ga, ecco qui, anche qui c'è un'esplorazione anche notturna, no, degli spazi, delle luci al neon, della realtà urbana in rapporto all'umanità, no? Come una realtà urbana può contenere ancora delle briciole di umanità, quando invece nella società di oggi, contemporanea, viviamo in un mondo in cui c'è la fretta, c'è la frenesia sempre di più. Qui invece ci sono i tempi, i ritmi della natura, che vengono scanditi appunto nelle giornate di questo protagonista così solo, silenzioso, laconico, ma che appunto diventa una sorta di figura ieratica, no? Una sorta di monaco zen che trasmette una sorta di pacificazione, no? Al prossimo. E questo film appunto ci lascia così beatamente pacificati, in pace con noi stessi e col prossimo. Un film straordinario che spero avete già visto, se non l'avete già visto andatelo a vedere. Ma è un film che andrebbe rivisto almeno un'altra volta perché sono quei film che non basta mai una prima visione per farseli, come dire, per poterli assorbire pienamente. E quindi vi auguro una buona visione e buon cinema a tutti e al prossimo video.